Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi benvenuti! Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Prima di passare al tutorial, se vi va mettete un mi piace al video e condividete per sostenere il canale questo tutorial. Passiamo adesso ai materiali e poi al tutorial. Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Allora oggi vi faccio vedere queste fantastiche calze da notte. Molto semplici da realizzare. Io vado a usare il Colora Magic Baby della filanti 3 sfere che sono gomitoli da 50 grammi. Per le nostre calze, ci occorrono proprio circa 50 grammi di lana. Quindi questo significa che con un solo gomitolo andremo a realizzare le nostre calze da notte. Per le nostre calze da notte. Vi dico già che sono fattibili in tutte le misure, quindi io vado adesso a realizzare una taglia che è più o meno per un piede 38-40, però basterà semplicemente proseguire con le righe per i numeri più grandi, quindi veramente sono per tutte queste calze, quindi anche per i principianti saranno veramente facili da realizzare. Detto questo vi ricordo di attivare la campanella per ricevere le, not le notifiche sul canale YouTube, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto se vi fa piacere farmi vedere i vostri lavori. Iscrivetevi al gruppo Le amiche di Rosa Parlato YouTube. Lo so, passiamo adesso al tutorial. Allora, per il nostro tutorial, io vado ad usare l'uncinetto 3,5, come già vi ho detto, utilizzo la lana colora magic allora iniziamo la lavorazione con un anello magico quindi qui abbiamo vedete il filo corto io faccio una x con il filo del gomitolo vedete questo qui faccio una x in questa maniera qui quindi filo del gomitolo così e filo corto verso sinistra giù entro vedete all'interno in questa maniera dove ho il filo più corto mi aggancio con il filo del gomitolo in questa maniera qui e chiudo con una maglia bassissima o catenella a questo punto realizzo un'altra catenella questa sarà la prima maglia adesso filo sull'uncinetto entro all'interno del cerchio magico e lavoro un'altra maglia mezza alta quindi filo sull'uncinetto e scarico vedete i fili tutti insieme in questa maniera qui e abbiamo due maglie all'interno del nostro cerchio di nuovo filo sull'uncinetto Entro all'interno dell'anello magico, carico il filo, ho tre fili vedete sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e scarico tutto insieme. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello magico, carico il filo, tre fili sull'uncinetto, carico e scarico tutto insieme. Adesso andiamo a proseguire così e dobbiamo avere in totale 12 mezze maglie alte. Una volta vedete che ho lavorato le mie 12 mezze maglie alte, il filo, quello più corto, lo tiriamo e chiudiamo il nostro cerchio in questa maniera qui. Adesso guardate sulla seconda catenella, quindi 1 e 2, entriamo all'interno e chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi entro e chiudo a maglia bassissima. Quindi ho 12 maglie nel cerchio magico. Adesso 1 e 2 filo sull'uncinetto e dobbiamo entrare in ogni punto, quindi in questo già lavorato entro e lavoro un'altra mezza maglia alta, perché la prima saranno le due catenelle. Filo sull'uncinetto, nel prossimo entro e lavoro sempre due mezze maglie alte, quindi uno e di nuovo due di nuovo nel prossimo punto vedete che è questo entro e lavoro di nuovo due mezze maglie alte nello stesso punto e di nuovo vedete nel prossimo due mezze maglie alte uno e due e andiamo a proseguire così aumentando due lavorando due punti mezzi alti in ogni foro quindi in ogni maglia lavoriamo due mezze maglie alte fino alla fine una volta, vedete, che abbiamo lavorato tutte le nostre maglie, abbiamo 24 maglie, al, maglie mezze alte, quindi abbiamo il doppio della lavorazione. Entriamo, vedete, sempre nella seconda catenella che abbiamo lavorato e chiudiamo a maglia bassissima, in questa maniera qui. Adesso io per la terza riga non farò altro che lavorare le maglie in maniera semplice, che vuol dire non vado ad aumentare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vedete in ogni punto che segue lavorerò semplicemente una maglia mezza alta. Quindi su ogni punto vedete una sola mezza maglia alta. Quindi andiamo a lavorare i 24 punti con una mezza maglia alta su ogni punto. Quindi vedete una sola mezza maglia alta su ogni punto in questa maniera qui e alla fine avremo sempre 24 mezze maglie alte quindi andate a proseguire quando arrivo vedete alla fine della mia terza riga di nuovo entro all'interno della seconda catenella in questa maniera qui e chiudo sempre a maglia bassissima così quindi abbiamo 1 2 e 3 righe adesso nella quarta riga io vado a fare l'ultimo aumento per quanto mi riguarda allora come decidiamo l'aumento allora l'aumento che vado a fare io è 4 mezze maglie alte e nel quinto due mezze maglie alte 4 mezze maglie alte nel quinto due mezze maglie alte quindi vado a fare un aumento ogni 4 chiaramente questa è una misura per un piede con una calzata classica ma se dobbiamo realizzare ad esempio una calza a qualcuno che ha un piede più gonfio, dobbiamo fare un aumento più spesso. Quindi, se dobbiamo fare una calzata più larga, faremo due mezze maglie alte nel terzo un aumento, due mezze maglie alte nel terzo un aumento. Io vado a fare invece per chi calza, deve calzare un piede classico, quindi un piede che non si gonfia, un piede insomma nella norma, diciamo così. Andiamo a fare questo tipo di aumento, quindi filo sull'uncinetto, 2 catenelle, entriamo e lavoriamo la seconda mezza maglia alta. Entriamo nella terza mezza maglia alta e lavoriamo anche la quarta mezza maglia alta. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 mezze maglie alte e nel quinto lavoriamo due mezze maglie alte. Uno, Vedete, nello stesso punto un'altra mezza maglia alta. Di nuovo una mezza maglia alta nel prossimo. Una mezza maglia alta nel secondo, una mezza maglia alta nel terzo, una mezza maglia alta nel quarto e nel quinto punto lavoriamo due mezze maglie alte. In questa maniera e andiamo a proseguire fino alla fine, arrivo vedete nell'ultimo punto dove ho fatto la mia sequenza, quindi quattro mezze maglie alte. Nell'ultimo punto lavoro le ultime due maglie alte, quindi il mio aumento in questa maniera qui. Quindi vedete che qui adesso si va ad allargare un pochino. Adesso entriamo ovviamente all'interno della seconda catenella e lavoro sempre la mia maglia bassissima per chiudere il lavoro a questo punto vedete io ho praticamente realizzato quella che sarà la mia larghezza totale diciamo così adesso io non devo fare altro che andare a proseguire per l'altezza che mi serve per la mia misura del piede quindi se abbiamo un piede 36 sarà ovviamente più corto rispetto alla misura del 38 del 40 io adesso vado a proseguire per un piede che misura circa misura 40 diciamo 38 40 questa sarà più o meno la misura quindi dalla riga dalla sesta riga quindi 1 2 3 1 2 3 4 dalla quinta riga in poi fino alla riga 25 io lavorerò semplicemente a mezza maglia alta ok quindi lavoreremo il restante delle righe semplicemente lavorando le due catenelle filo sull'uncinetto e in ogni punto vedete che segue io lavoro semplicemente delle mezze maglie alte 1 2 3 e così via una mezza maglia alta in ogni punto quindi arriviamo fino alla fine della quinta riga Arriviamo vedete alla fine della quinta riga e anche qui andiamo a chiudere sempre a mezza maglia con la maglia bassissima, scusatemi, maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi abbiamo lavorato 1 2 3 4 e 5 righe. Adesso dobbiamo lavorare altre 25 righe a maglia mezza alta semplice e dobbiamo avere un totale di 30 righe comprese le 5 che abbiamo già lavorato. Quindi andate a proseguire semplicemente lavorando digiti giri semplici, quindi lavoriamo sempre le due catenelle, filo sull'uncinetto e in ogni punto, vedete, lavoriamo la mezza maglia alta. Più semplice, semplice. Quindi su ogni punto una mezza maglia alta. Quando arriviamo alla fine della riga, sulla seconda catenella, Lavoriamo chiudiamo il lavoro a, me, a maglia bassissima. Una volta vedete che ho lavorato le restanti 25 righe, quindi ho 30 righe totali. La mia altezza sarà di 28 centimetri quindi praticamente io vado a calcolare eh, sia l'altezza del piede, quindi la lunghezza del piede, e anche un po' di caviglia, ovviamente che arrivi più o meno alla caviglia. E voi dovete calcolare questo. Ovviamente tenete conto che um, quando andremo a infilare la calza slabbra, quindi arriverà anche ad un'altezza di circa 30 centimetri. Quindi voi, se dovete fare una misura che superi questi centimetri che vi ho detto quindi un piede molto più grande 42 44 dovete fare più righe in altezza quindi andate a rendervi conto di questo però l'inizio del lavoro sarà identico per ogni numero parlando sempre di una calzata classica adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui andiamo a fare un'altra riga di lavorazione a maglia alta quindi io lavoro 1 2 e 3 filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoro una maglia alta di nuovo filo sull'uncinetto e nel prossimo una maglia alta quindi adesso lavoriamo una maglia alta in ogni punto sottostante quindi una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato quando arrivo vedete all'ultimo punto 1 2 3 e, e sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima. Adesso su queste maglie alte dobbiamo lavorare 3 righe totali di maglie alte in rilievo e alterneremo la maglia alta in rilievo davanti e sul dietro. Come si fa? Allora 1, 2 e 3 filo sull'uncinetto, allora la maglia alta. Il rilievo si fa entrando, vedete, sul davanti, quindi io entro sul davanti attraverso dietro la maglia alta e esco sul davanti, carico il mio filo, esco sempre, vedete, sul davanti e chiudo a maglia alta, quindi scarico due fili e poi di nuovo due fili. Adesso filo sull'uncinetto, sulla prossima maglia io entro da dietro, quindi vedete, entro proprio da dietro al foro. Attraverso il foro, passo sul davanti, esco sul dietro e vedete, sono proprio sul dietro della lavorazione, Ops. quindi entro. Vedete da dietro. Vado sul davanti, entro da dietro, carico il filo, sono dietro, vedete, alla lavorazione. Voi questo punto, lo vedete, sul davanti, i fili. Ce l'ho dietro e scarico due fili e poi altri due fili per la maglia alta. Adesso maglia alta il rilievo davanti significa che io entro sul davanti, vedete, attraverso da dietro quindi la maglia alta, esco sul davanti, carico il filo, sono vedete sul davanti della lavorazione. Tre fili sull'uncinetto, scarico i primi due e poi gli altri due a maglia alta, quindi vedete la lavorazione alternata di nuovo. Filo sull'uncinetto, adesso devo fare la maglia il rilievo dietro, quindi entro, vedete, da dietro, quindi entro da dietro così, passo sul davanti e vado di nuovo dietro e carico il filo. Il filo attraversa la maglia, ma esce, vedete, da dietro. Quindi scarico i due fili e scarico di nuovo i due fili per la maglia alta. Maglia alta in rilievo davanti. Entro sul davanti, passo dietro alla maglia alta, esco sul davanti carico il filo vedete la lavorazione sul davanti scarico i primi due fili e altri due fili quindi questa è la lavorazione alternata che adesso andiamo a lavorare quindi andate a proseguire per tutta la riga quando arrivo vedete dove ho le 3 catenelle il punto il penultimo punto qui ho lavorato la maglia dietro filo sull'uncinetto vedete entro sul davanti lavoro l'ultima maglia a rilievo per questa riga quindi dove abbiamo, vedete, le 3 catenelle noi non lavoriamo la maglia in rilievo, semplicemente 1, 2 e 3 ed entriamo, vedete, sulla terza catenella e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi l'ultima maglia di 3 catenelle verrà semplicemente chiusa, semplicemente a maglia bassissima, in questa maniera qui. E chiudiamo la lavorazione. Quindi vedete, sono tutte il rilievo davanti e dietro, tranne quella con le 3 catenelle. Adesso di nuovo 1, 2 e 3. E qui ho oh, vedete la maglia in rilievo davanti. La vediamo è molto semplice vederla. Vedete perché sta proprio intorno, intorno alla maglia. Filo sull'uncinetto. E quindi dove abbiamo davanti, lavoriamo la maglia davanti. Quindi entriamo, vedete, sul davanti del foro, attraversiamo e carichiamo in questa maniera qui. E chiudiamo maglia alta la prossima maglia quasi non la vediamo vedete perché è una maglia dietro quindi filo sull'uncinetto entriamo da dietro nel foro la attraversiamo usciamo sempre da dietro vedete in questa maniera qui lavorazione dietro tre fili sull'uncinetto scarichiamo i primi due e poi gli altri due a maglia alta di nuovo vedete quella davanti la vediamo benissimo, filo sull'uncinetto, entriamo sul davanti, passiamo da dietro, usciamo sul davanti e carichiamo il filo, scarichiamo i due fili e di nuovo due fili. Adesso filo sull'uncinetto, abbiamo quella dietro, vedete? Quindi io entro da dietro, passo sul davanti ed esco da dietro, carico il filo e la lavorazione è dietro, vedete? Scarico i due fili. E di nuovo altri due fili e ho scaricato un'altra maglia. Quindi vedete in questa maniera qui dove abbiamo la maglia alta, lavoreremo una maglia alta in rilievo davanti, dove abbiamo la maglia lavorata dietro, la lavoriamo dietro. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Arrivo, vedete, nel penultimo punto da lavorare, e ho la maglia in rilievo davanti. Quindi, filo sull'uncinetto, entro sul davanti, l'attraverso, e lavoro la maglia alta in rilievo sul davanti. Qui vedete le 3 catenelle che semplicemente 1, 2 e 3 vado a chiudere sulla terza catenella in questa maniera qui a maglia bassissima. Quindi ho realizzato praticamente le prime due righe. Adesso vado a lavorare un'ultima riga, vedete io ne ho lavorate 3, quindi 1, 2 e 3. Qui vedete di nuovo la maglia alta in rilievo, perché lavoriamo in tondo, quindi le lavorazioni saranno sempre uguali. Attraversiamo, vedete, sul davanti, entriamo nel primo foro, da dietro, usciamo sul davanti e lavoriamo la prima maglia alta sul davanti. Filo sull'uncinetto, quella dietro la vediamo, perché vedete, si presenta come sul davanti, ma dietro. Entriamo da dietro, attraversiamo, usciamo da dietro, così... Carichiamo il filo sempre uscendo da dietro. Scarichiamo due fili e di nuovo due fili. E andiamo a proseguire quest'altra riga fino ad arrivare alle 3 catenelle. Lo vedete di nuovo nel penultimo punto. Filo sull'uncinetto, lavoro l'ultima maglia alta e rilievo davanti. E dove ho, vedete, le 3 catenelle: 1, 2, 3. Vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. chiudo a maglia bassissima taglio il filo sfilo il mio filo e lo vado vedete a nascondere all'interno della lavorazione quindi dal davanti prendo il filo così e lo riporto vedete così dove ho l'altra maglia al centro vedete in questa maniera qui e lo porto dentro e lo nascondo ovviamente con un ago da lana quindi come potete vedere la nostra calza è terminata sarà molto semplice realizzare la coppia allora se vedete questa io l'ho indossata per provarla come potete vedere si forma proprio la forma del tallone quindi voi avete questa particolarità che la calza è bella tesa quindi non andrà Um, slabrando troppo quindi aderirà al piede e questa lavorazione la terrà ferma alla caviglia quindi andate a realizzare la vostra versione se vi fa piacere farmele vedere iscrivetevi al gruppo Facebook le Amiche di Rosa Parlato YouTube io vi saluto al prossimo tutorial